inimmaginabile, il Catania ci è riuscito comunque. Sì, l'ho detto poco fa, è inutile prendersi in giro, è un giocatore che non poteva mai rientrare nel circuito Catania per quello che ha fatto in carriera e per i numeri a cui era arrivato. Diciamo che questo infortunio lo ha messo un attimino in discussione, quindi diciamo noi siamo stati, credo, anche bravi ad approfittarne. Il ragazzo ha completamente recuperato e credo che darà un grande contributo alla nostra squadra. Ecco Presidente, è difficile ripetersi, lei l'ha detto, rispetto al grande campionato, però partendo da Leto è un acquisto veramente di prima fascia. È un acquisto di prima fascia e credo che ne seguirà anche qualche altro importante, ma questo non significa nulla perché noi dobbiamo dimenticare il campionato che abbiamo fatto, perché è un'astra di partenza, ripeto, tutti quanti le società si rafforzano, quindi anche noi stiamo seguendo questa strada, quindi vediamo cosa esprimerà il prossimo campionato, non lo possiamo sapere a bocce ferme, quindi aspettiamo un attimino e poi vedremo dove il Catania si può collocare. Una domanda su Lodi però gliela devo fare, da Firenze non si dice sì, non si dice no, si dice potrebbe. Ma sai, ormai su Lodi diciamo non ho più risposte da dare perché se ne è sentito di tutto, Milan, Inter, Juve, Fiorentina, cioè la cosa che mi dispiace è che il ragazzo non riesce a stare secondo me sereno e quindi diciamo è disturbato da queste voci. Io posso dire per l'ennesima volta che non c'è assolutamente nulla, quindi credo che ci sia qualcuno che metta d'arte in giro queste voci che, ripeto, creano soltanto disturbi al ragazzo, a noi no, perché qualsiasi cosa accada noi saremo sempre pronti, perché per noi l'importante è non il singolo giocatore, perché lo rispettiamo comunque, ma è il Catania. Grazie Presidente.